radicali, parliamo un attimo di condizioni di esistenza. Vediamo la seguente slide. Determina il seguente campo di esistenza del seguente radicale, radice quadrata di x più 3, qui è sottinteso l'indice del radicale uguale a 2. Quindi n uguale a 2 è un indice pari, la condizione di realtà si ottiene ponendo il radicando, che è tutto questo, maggiore o uguale a 0. Risolvendo una disequazione di primo grado otteniamo x maggiore o uguale di meno 3, fine dell'esercizio. Queste rappresentano quelle che noi chiamiamo le condizioni di esistenza. Passiamo alla seguente espressione con radicali. Devo sempre determinare in questo esercizio le condizioni di esistenza. Qui è necessario porre a sistema la condizione di realtà del primo radicale, quindi 3-x maggiore o uguale a 0, con la condizione di realtà del secondo radicale x più 1 maggiore o uguale a 0. Risolvendo il primo ottengo x minore uguale di 3, risolvendo il secondo ottengo x maggiore uguale di meno 1, ponendo a sistema le due disequazioni di primo grado otteniamo, quindi qui rappresento con la prima x minore uguale a 3, quindi pallino pieno x maggiore uguale di meno 2, di meno 1, quindi qui abbiamo due linee in comune, questa è la zona in cui è verificato il sistema, non si utilizza il tratteggio, come possiamo notare, e la condizione di realtà è determinata dal dire che vengono considerate tutte le x comprese tra meno 1 e 1, quindi questa è la condizione di esistenza dell'espressione con radicali assegnata precedentemente. Radice di x quadro è ovvio ricordare che essa corrisponde al modulo di x, perché? Perché è uguale ad x quando prendiamo valori della x positivi o nulli, è uguale a meno x, quindi quando la x è negativa, perché il risultato di questa espressione è sempre una x positiva. Quindi, siccome le condizioni di realtà di questo radicale sono dettate da qualunque x, qui non è necessario porre in parole povere, io dovrei scrivere che naturalmente il cicone di questa espressione è x quadro maggiore uguale a 0. Sappiamo che questa è vera per ogni x appartenente ai reali. Quindi praticamente dal punto di vista della condizione di realtà essa sarà sempre positiva o nulla, ma applicando la proprietà invariantiva, quindi volendo determinare naturalmente il valore corretto, diciamo, del radicale, dovremmo eliminare la radice e ottenere x, apparentemente x, ma in realtà il termine corretto è modulo di x, perché il risultato è sempre positivo. Ricordiamo agli alunni che quando parliamo di radicali noi distinguiamo due famiglie, radicali aritmetici e radicali algebrici. Con i radicali aritmetici abbiamo introdotto appunto la proprietà invariantiva ed altre proprietà e abbiamo detto che si ipotizza che il radicando sia sempre positivo e quindi il risultato della radice è un numero anch'esso positivo nullo. Con i radicali algebrici distinguiamo i casi in cui il radicando è un radicando di un radicale pari, quindi radice quadrata per esempio di, ripeto, x, oppure è un radicando di un radicale dispari, e quindi abbiamo visto che quando è pari l'indice radicale è necessario porre le condizioni di realtà che presuppongono che il radicando sia maggiore o uguale a 0. Qui abbiamo invece un'espressione che non prescinde dalle condizioni di esistenza, è un esercizio da svolgere. Ecco, qui abbiamo radice quarta di 3 più radice quarta di 2 per radice quarta di 3 meno radice quarta di 2. Qui ricordiamo l'alunno che se fa mente locale riguardo ai prodotti notevoli è come se avessimo a più b per a meno b, che è a quadro meno b quadro. A corrisponde nel nostro caso a radice quarta di 3 e b corrisponde a radice quarta di 2. Quindi abbiamo radice quarta di 3 al quadrato meno radice quarta di 2 al quadrato, quindi applicando la proprietà invariantiva, e la posso applicare, il risultato è radice quadrata di 3 meno radice quadrata di 2. Quindi questo è il risultato di questa espressione con radicali appunto numerici. Qui abbiamo invece una divisione tra due radicali, notiamo che sono di indice diverso, qui abbiamo il 2, qui abbiamo il 6, ricordiamo che è necessario
ridurli allo stesso indice. Questo lo posso fare ricordando intanto la proprietà invariantiva e determinando il minimo comune multiplo tra 2 e 6 che è 6. Poniamo 6 qui e 6 qui e ricordiamo che per porre 6 come indice radicale ho dovuto moltiplicare 2 per 3 e lo farò anche qui con tutto il monomio alla quarta e alla sesta. Esso va elevato a 3. Qui invece il 6 già ce lo trovavamo, quindi si riporta alla nona b al cubo, si riporta tutto questo, questa espressione di radicali sotto lo stesso indice di radicale che è 6, un unico radicale, la frazione di, naturalmente alla quarta b alla sesta al cubo diventa a alla dodicesima b alla diciottesima potenza di potenza, ricordiamo la proprietà delle potenze di potenze, e sotto abbiamo alla nona il denominatore b alla terza. E possibile, lo sappiamo, semplificare, naturalmente semplifichiamo, questo lo possiamo fare, questo va via, quindi 12 meno 9 naturalmente qui rimane 3 e qui possiamo fare questo con questo, rimane 15. Il risultato di questa operazione è radice sesta di a al cubo b alla quindicesima, applicando la proprietà invariantiva, quindi dividendo per 3, lo possiamo fare, qui abbiamo 1, semplifichiamo, qui abbiamo 2, e quindi diventa radice quadrata di a alla 1, b alla quinta, fine dell'esercizio. Qui mi ritrovo invece con una situazione di questo tipo, radice di quadrata di x più 2 più radice quarta di x meno 2 più radice cubica di x. È necessario porre i singoli radicali, radicandi, naturalmente qui abbiamo 3 radicali, uno è di indice dispari, per l'indice dispari non abbiamo problemi, non dobbiamo porlo tra le condizioni di realtà, il problema si pone per questi due perché l'indice è pari, quindi qui poniamo il radicando maggiore o uguale a 0, quindi x più 2 maggiore o uguale a 0, qui anche qui poniamo x meno 2 maggiore o uguale a 0, è un sistema di due equazioni di primo grado, facile da risolvere. Qui facciamo, quindi qui rappresentiamo il palino pieno x maggiore o uguale di meno 2 maggiore di 2, poi prendiamo come soluzione il sistema in intervallo da 2 a più infinito, quindi x maggiore uguale a 2, che rappresenta la condizione di esistenza dell'espressione con radicali. Qui abbiamo un'altra espressione, somma di 3 radicali, notiamo indice dispari, pari, la condizione di realtà la poniamo per questo radicando e per quest'altro, questo si lascia. X cubo meno x quadro maggiore o uguale a 0 è una disequazione, diciamo che si risolve fattorizzando il polinomio x al cubo meno x al quadrato, chiaramente facilmente risolubile. La seconda è una disequazione fratta, quindi la risolviamo in questo modo, risolviamo prima la prima disequazione e poi la seconda, e poi poniamo a sistema i risultati delle due disequazioni risolte. Quindi qui fattorizzo, risolvo qui la prima, quindi x quadro è maggiore o uguale a 0 per un x appartenente a reali, no? Questo è sempre vero, mentre la seconda per x maggiore o uguale a 1. Sto risolvendo la numero 1, cioè la prima disequazione, vado avanti, qui rappresento per ogni x, mentre qui palino pieno, x maggiore uguale di 1 positivo, poi qui diventa negativo, prodotto dei segni, accettiamo l'intervallo da 1 in poi come intervallo di positività della prima disequazione posta a sistema. Nella seconda disequazione, che è quella fratta, numeratore maggiore o uguale a 0, denominatore solo maggiore di 0. Otteniamo questi due risultati, maggiore o uguale di meno 1 o maggiore di 1, per i quali si studia graficamente l'intervallo di positività della disequazione fratta. Quindi x maggiore di 1, palino vuoto, tratteggio, maggiore o uguale di 1, linea continua, tratteggio, più meno più intervalli di positività e negatività, noi scegliamo come soluzione minore uguale di meno 1, unione maggiore di 1. Torniamo adesso al sistema, riscriviamo le soluzioni e questa volta la soluzione è del sistema, non confondiamo quella della singola equazione con quella del sistema. Notiamo da questo disegno che la soluzione è da 1 in poi, che scrivo qui, quindi il ciconè della espressione con radicali assegnato è x maggiore di 1, nel senso che esso ha senso, quindi non è privo di significato, prendendo valori della variabile x che sono maggiori di 1. Diciamo, con quest'ultima slide finiamo la lezione, si invita l'uno a consultare il sito matepetracca.blogspot.it per materiali di approfondimento. Fine della lezione.